Ciao a tutti, io sono Stati, benvenuti su questo canale. Oggi continueremo l'esercizio di impaginazione di una rivista di giardinaggio. In particolare faremo la seconda di copertina e la prima pagina, diciamo l'indice in particolare. Prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Non fate come il Joker. Allora, la prima cosa da decidere è cosa mettere nella seconda di copertina. Normalmente in una rivista come questa di giardinaggio si hanno due scelte, o per esempio riviste come Gardenia sono riviste un po', diciamo, pattinate, per cui con una copertina di una grammatura importante, per cui diciamo proprio quasi una copertina rigida, comunque pattinata, con all'interno pagine pattinate, per cui di solito dietro ha uno sponsor o comunque una pubblicità o qualcosa del genere. Mentre riviste meno, diciamo così, blasonate, oppure più economiche, oppure con una numerazione di pagine molto inferiore, adottano una sorta di indice, perché la copertina, cioè indice, diciamo, esteso su tutte e due le pagine, perché di solito la copertina ha la stessa grammatura delle pagine interne, oppure si differenzia veramente di pochi grammi, per cui non c'è uno stacco così evidente tra la copertina e il resto delle pagine che compongono il manualetto o rivista. Per cui in questo caso io farei la prima soluzione, in cui nella seconda di copertina mettiamo una pubblicità, per cui vado a ricercare Tagliaerba su internet. Ok, e mi escono un sacco di Tagliaerba. Sicuramente sceglierò magari una foto che mi permetta di coprire tutta la pagina, per cui come al solito andiamo a settare dimensioni grandi d'utilizzo, vediamo se c'è qualcosa di open. Potremmo utilizzare anche questa, magari robottini o roba del genere. Magari sì, dai, mettiamo questa. Vediamo se la qualità è decente, anche se non vedo tanto. Sì. Salvo immagine, andiamo a metterla nella cartella che avevamo creato per il progetto, per cui andiamo in... scusate, eravamo lì giusti in Scribus, esercizi, rivista di giardinaggio, e qui salviamo per il momento il nostro oggettino. Adesso dobbiamo importarlo, per cui andiamo ad aprire la nostra immagine nella cartella giusta, qui scrivo esercizi la rivista giardinaggio, qui troveremo di sicuro la nostra immagine, eccola qua, e la possiamo brutalmente tirare all'interno del documento. Ecco qui, adesso allineiamo tutta la cornice. Per allinearla precisamente, adesso vi faccio vedere una cosa, vedete che se io con aggancia e aggancia griglia attivato, aggancia, vedete, alle guide azzurre, perché sono quelle di spaziatura che ho deciso in fase di settaggio del documento, e sul bordo del foglio, ma non va a, diciamo così, essere calamitato nella zona di taglio, perché è una zona esterna alla nostra area di lavoro. Per essere precisi basta fare una cosa molto semplice: allineare al bordo della pagina e poi dare uno spostamento in Y e in X negativo
no, in x negativo e in y positivo di 5, per cui meno 5, come sono i millimetri che abbiamo deciso l'altra volta come margine di taglio. Vedete che si allinea perfettamente. 5 abbiamo detto no, abbiamo detto meno 5 anche qui, scusate, ecco qua, e lui si allinea perfettamente in quell'angolo lì. Adesso, per essere sicuri che la cornice abbia la dimensione corretta, bisogna dare lo stesso valore della pagina più la pagina di più i due lati del margine, per cui dobbiamo aumentare di un centimetro. Se una 4, se non mi sbaglio, la 4 è di millimetri, è di 210x297, diverrà 220 mm per 317 mm. Andiamo a vedere se è giusto, per cui questo possiamo anche mantenere le proporzioni. Abbiamo detto 317, no, 307 sarà, allora, scusate, perché sbaglia un po', perché in teoria dovrebbe essere giusto, vediamo. Andiamo a vedere allora la proprietà del documento, perché c'è qualcosa che non torna. 217x197, 307 qua e 220 lì. No, dovrebbe essere giusto, perché non è perfetto qua. 207x220. 210 più 5. Vediamo i margini. Avevamo deciso pagina vivo 4, 5, no. Cinque millimetri, non capisco perché non arriva giusto. Ah no, è perfetto, perché si allinea qua, giusto? Per cui sì, esattamente. Si allinea a questo punto, che è il nostro foglio, più i 5 mm. No, ci siamo. Perfetto. Ovviamente la pagina interna, avendo il taglio a metà che divide le due pagine, non può essere largo come un foglio singolo, ma dobbiamo togliere i 5 mm dalla parte interna, per cui 2,15. Adesso vedrete che dovrebbe essere sulla linea perfetta. Ok, infatti. La pallina perfetta intendo la linea sotto, però vedete, questa, non questa, la prima delimita, questa delimita il foglio, questa delimita l'altro lato. In effetti qua la grafica potevano un po' farla un attimino migliore all'interno del software. Comunque, vabbè, a questo punto possiamo spostare l'immagine sul livello giusto, per cui sul livello immagini. E andiamo adesso a migliorare l'immagine all'interno della nostra, a spostarci veramente sul livello giusto, all'interno della nostra proprietà d'immagine, per cui andiamo a posizionarla in maniera piano, diciamo così, insomma. Diamo qualche altro tocco, magari anche un po' più in su, in modo da vedere la macchinetta. Eccola qua. Adesso qui possiamo mettere una scritta che descriva il
questo attrezzo, insomma, come possiamo fare? Magari mettiamo una scritta grande in questa posizione, senza sfondo proprio, per cui metteremo qui, ok, intanto facciamo così, senza bordo e senza riempimento, metteremo robo file, come si chiama? Il sistema telecomandato per il taglio di grosse porzioni di prato virgola per superfici piane e irregolari. Andiamo adesso più vicino, ovviamente ingrandiamo un attimo il nostro, selezioniamo tutto e andiamo a creare una fonte migliore. Innanzitutto diamo un po' più grande, qui c'è l'interlinea, aspetta che adesso devo ricordarmi dove sono le cose, eccola qua, no, non è questo, postazione alzate, bla 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 bla. Eccola qua, scusate, me la tanto sempre, sì che è uno delle prime, dei primi valori. Vabbè, facciamo una sorta qui con allineamento a destra, sto giro, allineiamo in questo senso, magari un bel, andiamo a vedere un bel font carino, per cui spostiamoci sotto, no, vogliamo rimanere selezionato e rimanere scusate forse no, non so perché con selezionato non permette il trascinamento, la visione tramite, ah, sembra strano. Va bene, andiamo a cercarne uno allora così a mano. Se si potesse usare anche le frecce, invece no. Magari vediamo. Potrebbe essere questo un buon font, magari da modificare un attimo, allargando proprio i caratteri, magari anche allargando un po'. Cioè, ingrandendo un po' il font, intanto cancelliamo il punto perché non serve, riselezioniamo tutto così. No, volevo un font però che avesse anche le minuscole, vedo che qua è tutto maiuscolo, non va bene. Vito della Sense, no? Dream, no? Cambia, no? No? Dai, fonte discreta non c'è, sì che dai, piuttosto vabbè, tanto qua c'è un errore, scusate, dopo. Thank you.
Eccolo qua, e colore bianco, vedo che sta abbastanza bene, andiamo a vedere se possiamo usare il bianco come colore. Vediamo come sta, ci potrebbe anche stare, l'importante però sarebbe allora abbassarlo un pochino, visto che la zona bianca si perde sull'azzurro sopra. Eccolo qua. Sotto mettiamo una bella banda colorata bianca, per cui questa con magari, vediamo che più white, nessuno white, eccolo qua, e mettiamo dei dati della macchina, insomma, per cui anche qui andiamo a cambiare, mettiamo robo file, è un prodotto. Di Sciole, Sciope, Lope, Solution, SPA. Sede in via San Carlo 3, anzi San Carlo, sì, 3A, Segrate, Milano. Sotto telefono, fax, magari anche telefono fax, quattro, sei, numero a caso, ovviamente. Email. Copiamo questo, ovviamente. Anzi, qua mettiamo copia intanto info solution.it. Dai, direi che basta così. Sotto mettiamo magari invece di bianco, la no, mettiamo verde. Vedo già che non mi piace bianca. Utilizziamo i colori che abbiamo usato l'altra volta, per cui la scritta invece la facciamo di un bel colore bianco, il classico bel colore bianco, eccola qua. Magari cambiamo anche se ci piace, ci piace molto, lasciamo tutto su una riga, abbassiamo, mettiamo tutto centrale, abbassiamo un sacco, andiamo vicini. Abbassiamo un sacco questo, perché non si... ah, perché c'è il coso, scusate, griglia, tiriamo via la griglia,
vedete che scorre tutto in maniera meravigliosa. Lo abbassiamo un po', tenete conto che non deve essere centrato in questa zona, ma attenzione che la zona di taglio è qua, per cui abbassiamo intanto questo anche. Ok, e adesso questo lo possiamo mettere lì. La scritta va anche questa all'interno della sua del suo livello testi, eccolo qua. Diciamo che anche questo ovviamente livello testi, mi sembra che la cosa possa anche essere lasciata così, per cui ci piace. Prima di passare alla creazione dell'indice, guardiamo alcuni aspetti che troviamo in proprietà riguardo l'impaginazione sia delle immagini che dei testi. In particolare volevo soffermarmi su questa tabella. Allora, ovviamente X e YZ è una proprietà che ci va a illustrare le caratteristiche dell'oggetto che abbiamo selezionato, in particolare il nome, le dimensioni, la larghezza, la rotazione, il punto di rotazione, eccetera eccetera, tutte cose che abbiamo un po' già visto, a parte il punto di rotazione, ma perché difficilmente si usano immagini, ma potremmo magari usarne qualcuna più avanti dove magari possiamo andare a ruotare un oggetto. Tra parentesi, se noi andiamo in modifica, vediamo, se no non in modifica ma in elemento, che è, vi ricordo, la voce del menu che si attiva solamente quando abbiamo un oggetto selezionato, perché tutte le cose che ci sono in questo menu riguardano il singolo oggetto, per cui vanno a interagire con l'oggetto selezionato e basta. Possiamo fare un sacco di cose, vedete, e tra le abbiamo questi che sono dei duplica, dei duplicazioni multiple, servono a fare le serie, eccetera eccetera. Tra le varie cose troviamo trasforma. Se noi facciamo trasforma si apre una tabella che ricorda molto queste cose, e ogni volta che facciamo aggiungi su un oggetto ci dà la possibilità di scegliere cosa vogliamo andare a trasformare. Se noi guardiamo bene, allora la scala non è altro che la combinazione di larghezza e altezza, la traslazione non è altro che la posizione dell'oggetto, la rotazione riguarda proprio la rotazione, la distorsione in realtà riguarderebbe la combinazione tra la posizione, tra la posizione e la larghezza. Comunque è una cosa che si usa molto poco, ma magari troveremo anche il modo di fare un esempio. Sto pensando per esempio a un post-it ipotetico che possiamo mettere in qualche pagina, comunque vedremo se farlo questo esercizio, magari in un altro esercizio. Comunque ovviamente si possono sommare, si possono cioè fare più di una, e una volta che diamo poi l'ok verrà applicata all'oggetto. Qui abbiamo anche la gestione delle quote, che è la stessa cosa che facciamo con questo tipo di operazione, tasto destro. La differenza tra i due gruppi sono che queste frecce semplici senza la barretta ci spostano, vedete qui l'elemento, ci spostano all'interno della pagina, cioè solamente all'interno della pagina. Vedete che però questo numero cala, ci sta dicendo adesso che praticamente noi stiamo spostando non solo l'immagine a livello di primo piano, secondo piano, terzo piano nella singola pagina, ma anche all'interno del documento. Per cui se io abbasso tutta questa, vedete, porto in giù totalmente in fondo la mia immagine, significa che adesso è la prima a livello 0, ma su tutto il documento, non sulla pagina e basta. Infatti se noi per esempio andiamo a trascinare questo documento, per esempio quella pagina là, vedete che è sotto anche le altre cose.
Se noi invece la portiamo sopra, al massimo, cioè alla posizione numero 28, che in questo caso è il massimo, cioè il primo documento, sta sopra a, a quelle immagini lì. In teoria dovrebbe stare sotto anche a questa immagine qua, anche se non è così, e adesso andiamo a vedere il perché. Immaginate una pila di layer, questa sarà sicuramente l'ultima immagine, ma essendo su un layer diverso, questa immagine risulta comunque sotto il testo. Se noi la mettiamo sopra, lui cosa fa? La mette in cima, in posizione 28, sarà la prima immagine di tutto il documento, però rimane comunque sotto il testo perché il testo sta sopra. Se noi questo testo qua lo portassimo, vedete, sotto l'immagine, allora tutto sarebbe più logico e tutto verrebbe fatto con maniera coerente. Adesso l'immagine la dobbiamo abbassare perché lo sfondo che contiene scusate, l'immagine che contiene anche il poligono, vedete, invece non si vede, per cui l'immagine la devo portare sotto il poligono, altrimenti il poligono scompare. Poligono che in questo caso è la nostra cornicetta per il testo. A questo punto possiamo vedere altre due informazioni qui, ci sono un altro gruppo di icone, una serve a bloccare o sbloccare la dimensione dell'oggetto, per cui se noi facciamo così, qua non c'è verso, vedete, di tirare, insomma solo di spostare, ma non potremo più ridimensionare l'oggetto, oppure bloccarlo completamente, vedete che adesso posso anche cercare di trascinarlo, ma non si muove. Le altre due sono due rifletti, ovviamente, a rifletti in senso orizzontale e verticale, abilita o disabilita l'esportazione dell'oggetto, vabbè, queste si possono gestire anche da qui, vedete. Comunque non è cosa che di solito si va a bloccare, insomma. E questo invece nel caso in cui noi avessimo due oggetti, per esempio, non so, adesso sì, non me riesco perché c'è, vedete che si attiva questa iconcina che ci chiede di raggruppare. In realtà sono cose che possiamo arrivare sia col tasto destro facendo raggruppa, sia con elemento facendo la gruppa, oppure addirittura con la scorciatoia. Però qui ovviamente, se magari siete in questa posizione, un attimo fare così invece di cioè andare a cercare l'icona qui invece di ogni volta fare la tastiera, oppure andare su Canva o addirittura dal menu. Un'altra proprietà che volevo andare a vedere era proprietà immagine, visto che abbiamo un'immagine selezionata. Abbiamo ovviamente la scala libera, ok, la scala che ci permette di gestire sia le posizioni che la scala proprio XY con ovviamente la sua catenella in caso di blocco, ma anche la risoluzione orizzontale e verticale dell'immagine sempre con la catenella. Se noi facciamo adatta cornice, ricordate cosa fa? Adatta l'immagine alla cornice. Oltre a questo abbiamo la possibilità di fare delle leggere modifiche, ovviamente io consiglio sempre l'editor esterno, ma in alcuni casi può essere utile poter utilizzare questo tipo di effetto immagine, perché abbiamo sfocatura, luminosità, colori, sarebbe colorazione, bicromia, tricromatico, quadricromatico, contrasto, scala di grigi, curve, inverti, posterizza, accentua, contorni. Ne mettiamo uno, qui abbiamo una minimo, ovviamente non abbiamo tutte le sfocature disponibili del mondo, però per alcune cose può essere interessante avere a disposizione questo tipo di tools. Sicuramente, magari, non so, se vogliamo semplicemente dare un contrasto maggiore, qui capite, cioè possiamo contrastare l'immagine senza dover magari andare ad aprire l'immagine con GIMP o Krita, eccetera eccetera. Comunque qui possiamo ovviamente mettere tutte quante e poi aggiungerne e eventualmente rimuoverle se non siamo convinti. A questo punto cominciamo a inserire il nostro indice. Io farei un indice diviso in due parti, uno da una parte, da mettere una dall'altra, con magari del bordini, vediamo se ne inserire anche delle immaginine. La prima cosa da fare è mettere una guida,
una volta trascinata per mettere una guida in maniera precisa, si fa gestione linee guida col tasto destro del mouse e si modifica questo valore relativo all'unica guida che c'è. Ovviamente, se ce ne fossero varie, dovremmo vedere anche questo tipo di allineamento, per cui facciamo un 105 come dovrebbe essere la metà del foglio 210 e facciamo un bel ok. Vedete che la linea si dispone al centro del foglio. Adesso io andrei a metterne altre 4 per dividere la sezione, per cui facciamo orizzontale, aggiungi, abbiamo documento da 297, per cui 300 diviso in 250, poi 75 la prima, e poi ne aggiungiamo un'altra, 225. Applica tutte le pagine, no, blocca guide per ora, sì, possiamo metterlo. Qui possiamo fare anche già dalle colonne, vedete, tanto gustiamo anche questo tipo di strumento, possiamo fare delle colonne, anzi torniamo indietro e andiamo a eliminare queste, così vediamo anche un altro strumento. Possiamo fare per esempio numero righe, vedete, numero colonne, e noi ci abbiamo già la divisione già bella fatta. Possiamo utilizzare una distanza fissa, ok, per cui se noi, vedete, possiamo proprio creare una griglia totale e molto personalizzata. Possiamo fare le guide con riferimento alla pagina oppure ai margini. Noi la facciamo la pagina, applicare anche qui a tutti i comandi. Poi possiamo eliminare guide dalla pagina corrente oppure eliminare guide da tutte le pagine. Noi ovviamente non vogliamo eliminare niente, qui lasciamo 1-0 perché voglio una cosa abbastanza semplice. Possiamo chiudere il nostro strumento. A questo punto andiamo a creare dei box di testo in modo da inserire il nostro testo, insomma. Per cui facciamo un blocco che vada da qui a qui, sempre con colore bianco, sfondo bianco neutro, sempre niente bordo. E poi ne facciamo un altro esattamente uguale, per cui possiamo anche copiarlo, incollarlo e poi semplicemente spostarlo a destra. Perfetto. Adesso all'interno possiamo mettere il nostro indice, per cui metteremo carattere tutto grande, metteremo i titoloni e sotto cosa contiene magari ogni singolo articolo. Per cui facciamo coltivazione delle rose, poi sotto metteremo un titolo un po' più piccolo, metteremo allora semina delle rose, riproduzione tramite talea, poi magari andiamo più vicino, vediamo, non ci spacchiamo la vista, tramite talea, coltivazione, potatura, impianti, tipi, tipi di impianto, e basta, lotta ai nemici
e parassetti. Basta, direi che facciamo una roba del genere, per cui metteremo anche qui, facciamo uno stile nuovo di testo, facciamo un nuovo stile di carattere basato su niente, andiamo a cercare un testo, non mi ricordo più che testo era quello, comunque lo volevo fare più o meno simile, vabbè, intanto vediamo, anzi possiamo fare così, titoletti, anzi indice, titoli, facciamo un'applica, possiamo tornare all'interno del nostro testo, selezionare il primo, andare sul nostro, oh, gigante, sul nostro tool per il testo, fare applica, che se non ricordo male era qui da qualche parte, scusate, adesso eccolo qua, impostazione stile, impostazione carattere, applichiamo titoli. Adesso andiamo magari a vedere se applico questo titolo cosa cambia. Questo potrebbe essere interessante, come al solito dobbiamo applicare un po' di spaziatura, perfetto. Poi sotto creiamo un altro stile di carattere. Indice titoletti basato su indice titoli ma più piccolo 10, vediamo se è possibile, per esempio da fonte genitore, vabbè. Facciamo bella applica e qui andiamo a selezionare i nostri titoletti, anche qui diamo il nostro stile, scusate, carattere e diamo titoletti e vediamo cosa risulta. Beh, potrebbe anche non essere male. Il colore, già ho capito che in entrambi dovremmo dare un bel colore bianco, stessa cosa va fatta anche per titoli. Ok, no, scusate, non c'entra niente il colore. No, 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 annulla. Elimina colore titoletti. Ok, facciamo bell'applica, adesso tutto risulta bianco, noi metteremo un bel foglio sullo sfondo di grande dimensione di colore verde, per cui anche qui stesso discorso, il foglio, il poligono è 260, 210 x 260, no? Siamo a posto, qui siamo a posto, qui anche, per cui 15, ritorniamo ovviamente per essere precisi, meno 5, Y0 perché di là c'è la zona di taglio, per cui siamo a posto, 305 di altezza. In questo caso vabbè, andiamo a mettere, tanto non ci sta. Ok, questa cosa adesso tiriamo via il bordo, vedete che è il bordo colorato, per cui colori, bordo, nessuno, riempimento, colore base verde.
spostiamo nel livello immagini e spostiamolo in fondo. Il testo invece lo dobbiamo spostare insieme anche a questo, qui già lo prepariamo entrambi, a livello testi, che sta nella parte superiore. Bene, adesso torniamo a selezionare il livello testi. Ok, e qui possiamo andare a ridimensionare il box di testo. Una cosa, se noterete, non si vedono più le guide, per cui andiamo a vedere il comportamento delle guide. Allora, per visualizzare le guide ho bisogno di andare su impostazioni documento. Occhio, perché se lo facciamo come in questo caso sulle preferenze del documento, cioè del programma, lo varrà a utilizzare queste informazioni per i prossimi documenti, ma per questo bisogna cambiarlo nelle impostazioni del documento, cioè del documento corrente. Per cui vedete che qui c'è la stessa cosa, applica, e vedete che adesso troverete tutte le vostre grigliette. Su questa cosa, in effetti, Scribus non è molto chiaro, nel senso che se non state attenti rischiate di cambiare sempre delle cose che poi in realtà utilizzerete per i prossimi lavori, ma nel documento corrente non vengono proprio visualizzate. Qui c'è un errore sicuramente. Sfondo nero, andiamo a vedere perché. Su immagini, questo risulta nero, ma vediamo. Black, non capisco perché, vabbè, è passato un altro colore, non importa. Ah, c'è anche il bordo nero, tra l'altro. Ok. Bene, a questo punto continuiamo il nostro indice, per cui possiamo spostarci sui testi, selezionare il testolino qua e continuare a scrivere il nostro indice. Per cui la seconda cosa che andiamo a inserire sarà l'ortensia. Ops, come va a scrivere ortensie. Ortensie, andiamo a vedere, non so, varietà. Anzi, scusate, devo trovare il blocco. Varietà. Coltivazioni. Autunnali. Thank you.
terminiamo adesso, ovviamente selezionando e assegnando a ognuno la propria proprio stile, per cui ci spostiamo in testo, postazione stili, e qui facciamo titoli, invece questi titoletti, e continuiamo così. E siamo a posto. Adesso in questa zona creeremo qualcos'altro, ma prima di creare qualcos'altro volevo modificare un attimino gli stili, per cui facciamo un bel qua c'è una cosa orrenda, non fatela mai, errore, titoli, modifica stili, modifica, scusate, andiamo a guardare titoletti, all'interno del paragrafo volevo dare la possibilità di applicare la numerazione a destra, però per fare questo ovviamente prima bisogna andare a selezionare, scusate, andare a assegnare anche lo stile nuovo. Ne creiamo uno nuovo perché sarebbe sempre meglio creare un nuovo stile paragrafo, lo chiamiamo indice semplicemente, applica, lo troveremo già disponibile qui. Eccolo qua, indice, e siamo a posto. Nella nostra proprietà dobbiamo creare un paginato a destra, per cui per vedere l'effetto, se è l'effetto corretto, dobbiamo posizionarci all'interno del testo, diamo una battuta con il tab e scriviamo il numero, come abbiamo fatto l'altra volta. Anche qui si seleziona, scusate, selezione, si applica il in questo caso. Andiamo a vedere ora che è troppo indietro il nostro tab, lo portiamo ancora un po' al centro, in questo caso ovviamente essendo due colonne è molto più stretto, e qui mettiamo, vedete, il nostro numerino. Sopra metteremo anche qui coltivazione delle rose, non con lo spazio, scusate, con il tab e poi uno. E anche qui dovremmo dargli l'assegnazione titoli. Io metterei anche una riga di descrizione, per esempio argomento, anzi indice, lo facciamo proprio così, indice. E scusate, sempre il tab, ho scritto puntato, anche qui lo selezioniamo, stile titoli, e diamo un bel, eccolo qua, andiamo ad allineare adesso la pagina, il numerino lo vorrei sulla destra, per cui con il simbolo da tabulazione selezionato cambiamo questo valore, vediamo cosa succede esattamente, per cui lo spostiamo un po', no? Andiamo a selezionare quello già esistente e lo spostiamo un po', ma possiamo essere abbastanza soddisfatti. Adesso tutte queste cose ovviamente saranno su pagina 1. Qui andiamo tutte a editare in questa maniera, ah,
anzi, probabilmente qui sarà qualcuno in pagina 2 anche, scusate, perché vorrei fare una facciata, per cui una doppia facciata, no 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 no, torniamo indietro, non facciamo troppi casini qua. 1 qua invece 2 e qua 2. Ecco qua, questo è il lavoro che abbiamo fatto oggi, la seconda di copertina e la prima pagina che contiene solamente l'indice. Nel prossimo video andremo a terminarla inserendo qui uno shop e qui inseriremo un post-it delle altre grafiche. Per questo video chiudo qui, grazie per l'averlo visto e alla prossima.